fare un cesto ci vuole un trapano e una forbicina. Questi sono i due gli utensili. Il materiale particolare è lo spago in fibra di canapa e nastro isolante. I materiali di base sono i tappi di qualsiasi dimensione. A seconda del tappo che utilizzo ottengo sfumature tipiche, suoni diversi. Noi lavoriamo con questo. Adesso vi faccio vedere il processo, come costruirlo, proprio i passaggi. Ce l'ha già lui, ce l'ha già lui. Questa è poi chi finisce ne chiede altri. Devo creare questo manicotto, guardate, poi questi li sistemiamo alla fine perché sono penduli e devo dargli una forma come quella. Allora, intanto tiri questo, ecco, metti la mano così, ecco, non li fare sbagliare, aspettiamo gli altri due e iniziamo la seconda fase. Così. È chiaro fino adesso? Sì. È semplice. Pensavo che era un bastone. Un altro lato, così blocco, ecco, la mano mai così, sempre qualcosa deve stare dentro, altrimenti si vanno a ingarbugliare tutti i fili. Bravissimi, i labiali non li dimentichiamo mai.